Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per la mia crostata beneventana sono partita dalla preparazione della frolla. Nella ciotola della planetaria ho messo il burro non troppo freddo e lo zucchero a velo. Ho azionato la macchina e atteso che si formasse una sorta di crema. Poi, sempre con la macchina in funzione, ho aggiunto i tuorli d'uovo, l'estratto di vaniglia, la scorza di limone, un pizzico di sale e la farina. Una volta ottenuto un composto compatto, l'ho ribaltato sul piano di lavoro e gli ho dato la forma di una pallina. L'ho steso tra due fogli di carta forno fino a ottenere un disco da 30 cm di diametro e l'ho messo a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo ho preparato la crema da versare per ultima sulla mia crostata. In un pentolino ho versato il latte e l'ho portato a 40 gradi, controllando la temperatura con un termometro. Poi l'ho trasferito in una ciotola, ci ho aggiunto lo zucchero, il liquore beneventano, la scorza di limone grattugiata e tre uova. Ho mescolato il tutto con una frusta e ho lasciato intiepidire. A questo punto ho recuperato dal frigorifero il mio disco di frolla e l'ho usato per foderare la tortiera, rigirando i bordi verso l'interno e tagliando gli eccessi di pasta con un coltellino. Ho bucherellato il fondo con una forchetta senza oltrepassare la pasta e ho riempito la tortiera con i savoiardi disposti a spina di pesce, utilizzando i ritagli per riempire gli spazi vuoti. Infine ho coperto tutto con la crema preparata in precedenza. Ho atteso una decina di minuti per far sì che i savoiardi assorbissero la crema e ho infornato in forno statico a 170 gradi per 45 minuti. La mia crostata